Junior DJ είναι αυτοί που είναι οι Ισπανοί, που είναι πρώτοι, που ήτανε. Junior DJ 91. Αυτή είναι Παύλο. Να. Γιάννη, πάμε γερά, Γαλλία. Ναι. De Bruyne 10, είναι καλή αυτή. Βγαίνουν αρκετές φορές, έχουν βγει μερικές φορές πρώτοι στην κατηγορία. Είναι Ισπανοί ρε που στην έργα μου. Μακάρι να παίζαμε, μακάρι και εμείς να είχαμε την απόκριση της Ισπανίας. Salve amici, Γαλλίο, caloroso saluto a είδωλο. tutti voi. Μακάρι. Le previsioni medio Ναι, avevano che εγώ το promesso un κάνω, bel βέβαια, δεν γίνεται. tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. San Jakob Park di Basilea, senza dubbio uno degli stadi esteticamente più accattivanti d'Europa. La partita è già cominciata. Per Ronaldo. quanto riguarda il ruolo del terzino, si può quasi dividere la storia in Io vorrei avanti e acca. dopo Roberto Carlos. Sai Fabio che sono Sì. d'accordo? Ha reinventato la posizione, diventando quasi un attaccante aggiunto. E vedremo se ci delizierà con una delle sue proverbiali discese sulla fascia anche oggi. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Cerca spazio. Mohamed Salah riceve in posizione interessante. De Bruyne! E trova il compagno. Virgil van Dijk. Molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Azpilicueta era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Neymar! Sané con un pallone in avanti. Neymar, ecco il lancio alto sulla fascia. Occhio al traversone. Andiamo, serve. La butta via e fa respirare la difesa. Mbappé! No. Cercano un'azione veloce. Sarà. Ah, Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. resterà gli anni, Molto trigono, corretta il andate portiere. così. Ah, fischia, no. No. L'Ajax finora non ha mai tirato in porta. Ziyech sul pallone. Ziyech cerca spazio. Bell'intervento difensivo. Chance per tirare. Site. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ziyech.
rapide e un grande riflesso qui. Apre, ne manca due. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. De Bruyne. Evino. Azpilicueta prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Azione fallosa. Deve tribune, ma δεν μπορείς να το. Δεν μπορείς να το αλλάξεις κατέναν super εύκολα. Vuole la profondità. Mbappé. Se ne va. Pallone lungo in verticale. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Neymar. Certo. Sané. Prova il filtrante. Mohamed Salah scatta verso il pallone. Messi prova a spingere sulla corsia di destra. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Palla allontanata senza troppi problemi. Dai, sarà vero. Una buona palla lunga. De Bruyne, ancora un ottimo intervento difensivo. Provano a partire in velocità. Bolla, può provare. Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Vuole la profondità. Cristiano, grande salvataggio di De Gea. Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Ci mette una pezza. Si libera della palla ed evita complicazioni. Arriva Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah riceve un pallone interessante. Si ricomincia dal portiere. Prova il filtrante. Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Ah. Cerca un compagno. Cristiano Ronaldo! Salpati dal palo! Ed ecco un'altra rimessa laterale. Giusto, Vioxo. Cristiano Ronaldo. Salà! Fuori! Non di molto, non di molto. Questa è anche l'ultima azione del primo tempo. Le squadre escono da campo. Banaiota, Ramo, Simela, Ramo. Una sola rete messa a segno fino a... Dupont, Veka, Messi. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Έβαλα Παμιγιάνγκ από πέρα από τώρα. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Cristiano Ronaldo
Conclusione sulla allora, fondo. Posso fare un tocco d'arrivo? Offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Neymar. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Allontana il pericolo. La palla verrà rimessa. Io la gente spano palla, dai. Ah, mi sembra. Lungo passaggio in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E ancora una volta si dimostrano solidi. Cerca la gran conclusione. Ecco la respinta del portiere. L'appoggio sulla fascia. Cerca spazio. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Prova la giocata nello spazio. Ottimo dribbling. Occasione. Attenzione, può colpire. Infilza il portiere. Zero. Non bacio una laccia. Ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente un calo tecnico. Beh, un po' di calo, bravo, no? Si riparte di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Fermo. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. C'è l'opportunità per il contropiede. Occasione per il contropiede. Ottimo disimpegno, fondamentale. E allora mallaca Messi. Prova il filtrante. Mallaca intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Ecco un'occasione di contropiede. Può andare. Cerca la profondità. È troppo lungo, non ci può arrivare. Τη δεξιά την αβαλώνει η Λόπεζ, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ήμουν απλά ρε Γιάννη για απευθείας σου από εκεί. Να έρθει. Ναι ρε μπούστη. Νόμιζα ότι ο Μέση είναι σε καλύτερη θέση και το βάλει σε κενό τέρμα, κατάλαβες. Ε, ρε μπούστη. Είναι όντως αν... Aubameyang. Φύγε. Cerca il tiro, la palla va sul palo, l'Ajax scolpisce il pallone, yeah! E c'è il gol dell'Ajax. Gallio. E adesso possono tornare a controllare il bravo match. Bravo. Un tiro pazzesco, ha preso un giro folle e si è insaccato. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla la toglie dalla porta. Toccando sa pedena, toccando sa pedena. Allora non è così. Sembrava aver sorpreso il portiere. Ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. È proprio questo che devono fare. Devono insistere. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Ma per me non è lì. Mbappé. Prova a passare con un pallone profondo. Sì. Il
cross di De Bruyne. Grande questa parata! Allontana il pallone. C'è la palla lunga, in avanti. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. La mette in avanti. Opportunità di ripartire. L'Ajax riprende subito il possesso della sfera. C'è l'opportunità per il contropiede. Vuole la profondità. Prova Salah. Cross in arrivo. La difesa fa il suo, allontana la palla. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. C'è il colpo di testa. Questa è bella, cavallo. Questa è bella. Mi prestiamo la stessa. Si perdonerà facilmente quell'errore. Era una grande occasione e lui non è riuscito a sfruttarla. Cerca un compagno. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Bravo. La gara entra negli ultimi 5 minuti. L'Ajax aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Cerca spazio. Intercetta il passaggio, pericolo. De Gea spazza via senza pensarci due volte. Cato. Cristiano Ronaldo non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. I castelli spiegano, eh? Gianni, i castelli spiegano. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi, rimanendo concentrati nel momento più difficile, portandosi a casa la gara. Che partita sembrava Ergalia, toppirà me, ci resta solo il tempo di ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.